10 modi facili per disegnare un albero di Natale. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video di disegno facile, cioè quel disegno spendibile velocemente anche per preparare dei piccoli tag, delle etichette, dei bigliettini per il Natale. Oggi vi faccio vedere come fare in maniera semplicissima con i pennarelli 10 alberi di Natale differenti tra loro, in modo da poter arricchire i vostri pacchetti e i vostri biglietti in maniera personalizzata e senza spendere soldi per comprare bigliettini inutili e spesso sempre tutti uguali che poi vanno a finire direttamente nella spazzatura. Magari facendolo voi, chi lo riceverà amandovi lo conserverà tra le cose più care. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, però mi raccomando, clicca su iscriviti se non sei ancora iscritto, clicca sulla campanella per ben due volte per ricevere le notifiche. No, scherzo, clicca e assicurati di essere che la campanella si sia attivata, così riceverai le notifiche su tutti i video che pubblicherò. Ma soprattutto vienimi a trovare su Facebook e su Instagram, Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e vienimi a trovare anche nei miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme al mio maritino Gabriele. Basta cianciare, grazie ai nuovi iscritti per essere arrivati in questa casa creativa, grazie ai vecchi iscritti per accompagnarmi anche quest'anno allegramente verso il Natale, e adesso andiamo a fare 10 alberi di Natale facilissimi. Modi facili facili per disegnare un alberello. Iniziamo subito. Prendo un verde, sto usando gli Stabilo Pen 68 Brush perché, avendo la punta morbida, fanno in modo che il colore si spanda più velocemente. Come album sto usando un Fabriano Mixed Media. Cominciamo subito. E allora cominciamo con l'alberello numero 1. Io vado direttamente col pennarello, voi potete anche fare prima l'orma a matita e poi andare con il pennarello. Allora, lascio la punta aperta e faccio una sorta di triangolo con la base tutta a curvette. Poi da dentro, da un po' dentro la della base, da un po' in dentro la base a curvette, scendo e vado a fare i vari strati. E voilà, il più è fatto. Adesso mancano le pallotte di Natale. Una, due, tre. E sull'apice una bella stella. E l'alberello numero 1 è bello e fatto. Passiamo adesso all'alberello numero 2, da sempre il mio cavallo di battaglia. Faccio dapprima una serie di curvette inframmezzate dal nulla. E faccio in modo che queste curvette si guardino in maniera un po' di sbiego, perché poi guardate cosa faccio, lo spumone. Andiamo all'alberello numero 3. Facile, facile. Fai un bel serpentone e dopodiché colora qua e là
di splendide palline. E voilà! Tante frange una sull'altra. Poi intensificate tra un gradino e l'altro. Questo lo addobbo con le palline blu. Poi prendo un blu metallizzato e ci ripasso. Altro alberello. E quello ad occhielli. Si parte da 3. Poi 5, poi 7. Questo mi piace colorarlo all'interno, dando appunto colore a ciascun occhiettino, e userò un verde metallizzato. Ne ho due verdi metallizzati. Che bellino, tutto svolazzante. Adesso facciamo l'alberello facile facile. Alberello divertente, quello a patapocchio. Ora l'alberello ombrellino. 1, 2, 3, 4, 5. È come fare delle ciglia, si comincia a sinistra andando da sinistra verso il centro, al centro si raddrizza e poi si va da sinistra verso destra. È venuto tanto largo. Adesso vediamo di fare l'ultimo alberello. Che era quello che mi destava più preoccupazioni. Perché io con i geometrismi non sono tanto brava, però l'alberello vetrata a me piace tantissimo.
In questo ci metto il puntale. Ma si vede? Sì, si vede. Bene, partite dal triangolo e sbizzarrite la creatività per creare ogni genere di alberello di Natale e fate sì che il vostro Natale sia magico e speciale anche con i bigliettini fatti a mano. Bene, se questo video vi è piaciuto, un video facile più per i ragazzi, mi raccomando, pollice in su, condivisione e noi ci rivediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Ciao! Avete rubato così alla fine, benissimo, sono degli alberi semplici che messi su un cartoncino rallegreranno e renderanno veramente pensato e unico il vostro regalo di Natale. Insegnateli ai vostri piccolini, perché queste tecniche possono essere apprese anche dai bambini, quindi divertitevi a creare l'albero di Natale che più fa per voi. Io avrei continuato, in mente me ne stavano venendo altri 150, se ne volete altri 10 lasciatemelo scritto qua sotto e soprattutto lasciatemi scritto se vi piacciono questi video di disegno facile, quel disegno che può essere speso per gli appunti, per i diari, per i journal, per tutto quello che riguarda lo scrivere a mano. E allora, se volete, io ho già in mente un video con vari soggetti di Natale facili. Fatemi sapere se vi interessa, lasciatemelo scritto qua sotto. Per i pennarelli, sicuramente mi chiederete quali sono i migliori, quali sono i più belli, quali mi consigli, che regalo posso fare a mio figlio per Natale che ama tanti pennarelli. Vi lascio una bella lista di pennarelli qua sotto, perché i pennarelli sono un bellissimo regalo di Natale, specialmente adesso che sono diventati degli oggetti super cool come quelli che vi ho fatto vedere metallizzati o con la punta flessibile, stupendi. Quindi trovate qua sotto tutti i link per dei regali di Natale bellissimi e insoliti che non si vedono tutti i giorni, per ragazzi che disegnano e chiamano disegnare, ragazzi, donne, uomini, insomma, per chi ama disegnare. Bene, basta parlare, io vi mando un grande bacio e voi andate a disegnare. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!